con Loris Giovannetti. 4 partite, 4 battaglie, 2 per loro, 2 per voi. Adesso buon divertimento, viene da dire. Beh, divertimento sicuro. Poi sai, dopo sul risultato vedremo. Sicuro c'è da dire che per squadre non abituate a questi ritmi, probabilmente le ultime partite, vediamo oggi, non, forse è qualcosa di un po' diverso dalla pallacanestro. Sì, 4 giorni da qui a giovedì sono però sufficienti probabilmente anche a trovare un minimo di condizione atletica, oppure no? Ma no, cioè, noi quello che siamo adesso l'unica cosa che dobbiamo cercare di trovare è recuperare le energie, ma no, problema fisico, cosa vuoi, non è che ci possiamo mettere a correre o non so, fare delle cose strane, ci imballeremmo solo. Adesso quelli che siamo questi, credo che anche loro forse sono un po' stanchi, non lo so, e per me diciamo che oggi la nota più lieta è stato avere trovato e ritrovato Silimbani, perché per noi è importante per quanto riguarda le nostre posizioni. Tanta paura sull'ultimo tiro di Ciccio Palmieri che poteva estromettervi dal campionato, invece che cosa avevate fatto fino a quel momento per arrivare più due in più degli avversari, in che cosa Castelcaro Faenza ha probabilmente spostato di quel poco che è bastato per vincere? Ma secondo me che cosa abbiamo fatto, ed è stato molto semplice, per andare dal più 12 nel giro di pochissimo tempo al più 2, anzi al più 1, voglio dire, abbiamo fatto tutto quello che non si deve fare, contro la zona abbiamo usato tanti palleggi, non abbiamo mosso il pallone, abbiamo perso tante palle. Siamo addirittura, ed è la prima volta che succede nei miei 2 anni qui, riusciti addirittura a litigare in campo, cioè forse c'era una tensione molto, molto forte, però non abbiamo fatto niente sul campo per stare tranquilli, nel senso che è difficile giocare con tanti palleggi, in particolare emblematica l'azione di Vitrani che ha palleggiato praticamente per tanti secondi. Cioè, io lo so che non è solo un problema, diciamo così, tecnico, noi la zona l'abbiamo attaccata tante volte, direi piuttosto bene quest'anno, è che adesso siamo nei play-off, il pallone forse lo sentiamo, è sempre lo stesso, ma lo sentiamo un pochino più pesante, e vabbè. Prima accennavi al fattore tensione, alla tensione si può riallacciare in qualche modo anche il discorso ambientale, Anzola, una palestra minuscola con un pubblico che si fa sentire. Insomma, sarà un aspetto anche quello lì da con cui dovresti confrontare? Sì, dovremo cercare. E anche i condizionamenti, aggiungo io, che magari ne possono poi derivare. Certo. Sì, abbiamo già capito. Io credo che è molto vero quello che dici tu, però dai, dovremmo cercare di trasformare la tensione, il fatto di giocare con il pubblico contro, in energia, esattamente, energia positiva. Coppetta, un pronostico, Coppetta ha detto 50-50, tu l'1% dove lo fai oscillare, di qua o di là? 50-50. 50-50, bocca al lupo, ci vediamo giovedì.